Bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a fare vedere il nostro liquido fatto dalla Taverna dello Svapo, vai Birillo. Allora, è vaniglia strawberry waffle. Il nome fa un po' ridere, ma è un liquido molto buono della Twisted tedesca, tedesca, aroma squisito, molto particolare perché si sente bene sia la vaniglia sia il wafer che la frutta, mescolato bene. L'abbiamo fatto noi con la basetta 70-30, zero nicotina. Ora andiamo a fare la prova di svapo e le conclusioni, finali. L'abbiamo preso da Svapo Caffè, ricordiamolo, Marina di Carrara, La Spezia e Molicciara. Vai Gabri, andiamo a drippare. Come al solito, io Gani e Druga. Io Gani e Gun. Non mi è già bello un po'. L'avevo già precedentemente caricato. Vai. Fumo ne fa un botto. È la basetta della Revolut, della francese. Abbastanza buona, non tiene bene la roba. A me piace un botto. Tutto il giorno ce la fai svaparlo. Sì. A me mi piace. Magari può anche smagare dopo un po', perché Il gusto molto dolce, è molto dolce, però è buonissimo. Si sente la fragola. E poi essendo l'aroma che te lo fai da solo, che voto ci dai? Ci do un 7,5. Se lo merita davvero. Siamo rimasti, l'abbiamo lasciato un po' macerare qualche maturazione. È venuto bene. Qua dice che lo puoi diluire dal 9% al 14%. Sì. Uno in base ai suoi gusti, se lo vuoi un po' più forte o meno forte. L'abbiamo fatto al 10. Al 10. È venuto bene. Buono, 90 e 10, 100. Forse 14 è un po' troppo. Smaga un po' secondo me. È troppo forte. Dalla Taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi aspettiamo sulla Taverna dello Svapo, pagina su Facebook e su Instagram. Vi aspettiamo. Un bacio.